La mattina del 2 luglio è un'emozione diversa rispetto a tutti gli altri giorni, è un giorno di festa e cerchiamo di svolgere la festa nel migliore dei modi. Qual è invece il tratto del percorso che più la emoziona? Non c'è un tratto particolare, e tutta la festa è un'emozione. E, diciamo da quando iniziamo ad attaccare i muli da Piccianello fino a quando c'è lo strazzo. Non c'è una parte più bella, una parte meno bella. La festa è tutta molto bella, voglio dire. Il tratto difficile lo sappiamo qual è lo strazzo, quella è la parte più difficile, perché dobbiamo stare attenti a non far male alle persone, dobbiamo stare attenti a noi e dobbiamo stare attenti un po' a tutto il percorso. Qual è invece quell'elemento che non deve mai mancare mentre guida il carro trionfale? Non deve mai mancare la collaborazione, lo sguardo tra di noi, perché ci capiamo solo a guardarci, e la collaborazione, perché tutto funziona nel miglior dei modi. Se pensasse invece a sé da bambino, avrebbe mai immaginato di arrivare poi a guidare il carro trionfale? No, questo non l'avrei mai pensato, però diciamo tutte le edizioni sono state molto presenti, perché io comunque, avendo la passione dei cavalli, avendo i cavalli in proprio, aver fatto anche il cavaliere per 10 anni, poi magari le cose nella vita cambiano, però poi si è proposta questa occasione e perché no? Inizia il tuo 2 luglio? Beh, inizia molto presto, quello sicuramente. Iniziamo la mattina con la preparazione dei muli, che poi porteranno le carrozze per quanto riguarda tutta la parte religiosa che avviene sopra la cattedrale, quindi è un momento anche quello molto bello per noi. Poi come preparate gli animali a provare poi tutte queste sensazioni durante la festa? Beh, certo, considera che partiamo molto presto con i preparativi, cerchiamo di uscire più o meno tutte le settimane con loro, abituarli a determinati rumori, a determinate manovre e comunque ad avere fiducia sia agli animali nei nostri confronti che viceversa. Qual è il momento della festa che più ti emoziona? Beh, sicuramente il momento più bello è quello del passaggio sotto l'arco della cattedrale, che è sicuramente una delle manovre più difficili che si svolgono durante la festa. Quello sicuramente è un momento molto emozionante per noi che proviamo tutto l'anno. Il 2 luglio è forse il giorno più importante dell'anno, per noi almeno, che prepariamo, diciamo, questa festa quasi da 5-6 mesi prima, con la preparazione dei muli e tutto quello che ne concerne. Il momento sicuramente più bello sarà l'inizio, quando c'è la prima posizione con il primo via che ci dice Dino, e sotto l'arco della cattedrale. E a fine serata invece cosa succede all'auriga? Come si sente? Stanchissimo, emozionato, stanchissimo, però soddisfatto.